Passo la parola a Salvatore Ferrita, che è nostro ospite. Io sono fatto questa grande sorpresa di essere in mezzo a noi, una bellissima penna di Repubblica che io seguo molto volentieri, e per cui ti lascio la parola. Dico, è stata l'occasione venire qui a Sciacca anche per incontrare un po' di amici, che poi alla fine la passione per la letteratura agglutina tanti destini e costruisce fitte ragnatele di amicizia, come quella che mi lega a Nino De Vita. Che possa annoverare come grande poeta, probabilmente uno dei più grandi poeti dialettali viventi, e lo annovero anche come grande amico e soprattutto interlocutore sempre attento, mosso da una passione mai paga per la letteratura, soprattutto siciliana. Devo dire che ho accolto con grande entusiasmo l'invito, perché presentare Nino e dialogare con lui di poesia significa ripensare al suo percorso, ricostruirne le tappe e aggiungere un tassello in più, e avere chiara anche la mappatura della poesia italiana in genere. Ecco, Nino De Vita, che diciamo, se ne sta nella sua Cutusio, che è una delle 100 contrade di Marsala, ha barbicato i suoi luoghi, tenacemente legato alla sua terra, e da lì in maniera miracolosa, quasi straordinaria, ha contatti diciamo col mondo intero. È stato tradotto in diverse lingue straniere, è stato invitato all'estero, per cui è diventato oggi un nome del panorama letterario italiano, una sorta di punta di diamante. Come è arrivato a questa notorietà, pur rimanendo quasi relegato alla sua Cutusio? E questo è un primo mistero che dovremmo in qualche modo risolvere. Ecco, per ricostruire il suo percorso, l'itinerario poetico, va detto che Nino De Vita esordisce con un libricino in lingua italiana dal titolo Fosse Chiti. Anche il titolo è un emblema specifico che lega quel libro alla sua terra e ai suoi luoghi. Quindi un esordio lontanissimo, divaricato da quello che poi sarebbe stato il suo percorso poetico in dialetto. Un esordio che fu tenuto a battesimo da critici importanti, tra questi voglio ricordare Raboni, Conte. Nel frattempo Nino aveva coltivato delle amicizie con personaggi di primissimo piano, per cui andandosene a studiare a Palermo aveva avuto modo di incontrare, di frequentare Leonardo Sciascia, Enzo Sellerio, Antonio Castelli, Angelo Fiore e poi Vincenzo Consolo. Ecco, per cui umanamente si arricchiva frequentando questi grandi personaggi rappresentanti della cultura isolana, e non solo, e nel frattempo covava dentro questa sorta di una specie di demone che si è impossessato di lui e che poi ha trovato una
via di fuga attraverso la poesia. Ora, la cosa che mi ha sempre colpito di Nino De Vita è una sorta di doppio esordio, perché messa da parte quel libricino scritto in italiano limpidissimo, con un'attenzione nei confronti della flora, della fauna, da far pensare addirittura a pascoli, messo da parte quel libricino, Nino esordisce per la seconda volta con un libro di versi scritto nel dialetto di Cutusio, dal titolo appunto Cutusio, che era una sorta di dichiarazione d'amore nei confronti di un luogo cui Nino è veramente legato in maniera viscerale, con dei risvolti impensabili, come mi ha raccontato lui, si tiene in considerazione il fatto che gli è stato espropriato una parte di terreno destinato a diventare un cimitero, per cui mi diceva lui: io sono nato in questi luoghi, ho vissuto in questi luoghi e verrò sepolto nei miei luoghi. Quindi un legame viscerale che va al di là anche dell'immaginabile. Dopo questo primo libro in dialetto, Nino ne allinea altri, Nomura, Cuntura e poi l'ultimo, quello che presentiamo stasera, Omini, quindi dando corpo a una tetralogia che è il suo lessico familiare, in cui parla dei luoghi, delle persone care, dei vicini, delle passioni, dei rancori, dei risentimenti, dell'amicizia, dell'amore, ricostruendo un po' la topografia dei suoi luoghi, e con l'ultimo però Nino fa un discorso diverso, perché il libro Omini, il libro diciamo dell'addio a Cutusio in un certo senso, perché ci parla della sua del suo soggiorno a Palermo per motivi di studio e della frequentazione di quei luoghi e dei personaggi che lì gravitavano. Ora, diceva Pascal che l'infelicità dell'uomo deriva dal fatto che non se ne sa stare tranquillo nella propria stanza. Ora, questo assioma Nino nel suo ultimo libro lo capovolge, perché in realtà non sapendo star fermo, e più volte lui dice: me ne andavo in giro per strade, trazzere, eccetera, avendo una curiosità onnivora nei confronti dell'umano, ecco, Nino se n'è andato in giro per una Palermo oggi fondamentalmente irriconoscibile, incontrando persone, fotografando dei volti e raccontando storie. Ecco, va detto che probabilmente Nino De Vita è una sorta di calamita antropologica con cui attrae personaggi strani, a volte anche strambi. Nei suoi versi spesso sentiamo il rintocco della corda pazza di pirandelliana memoria, e da un fatto che sembrerebbe marginale, no? Da un episodio minimo, ecco, Nino sa ricostruire tutta una storia che poi racconta nei suoi versi con una straordinaria forza drammaturgica, e poi ne avremo una prova quando leggerà alcune delle sue poesie, che sono dei piccoli poemetti narrativi, no? La sua poesia è messa in moto da una energia poematica, per cui a proposito di De Vita possiamo parlare di un romanziere in versi, e delle sue opere come dei racconti in versi. Ora, questi suoi quattro libri, che sono quattro
capitoli della sua esistenza snocciolano dinanzi agli occhi del lettore una teoria di personaggi che sembrano personaggi in cerca d'autore, e quando questi personaggi trovano, intercettano l'estro di Nino De Vita, si animano e non sono sagome, non sono apparizioni, non sono quelle che Propp chiamava le funzioni del racconto, ma sono personaggi palpitanti che fanno vibrare le corde di chi legge, perché poi Nino, raccontando di un luogo sezionale, quale Cutusio, ricostruendo la storia di un personaggio che magari ha avuto l'avventura di vivere a due passi da casa sua, ha l'abilità di raccontare storie che abbandonano quella latitudine specifica per poi assurgere a qualcosa di universale. Per cui il paradosso è che, partendo da una delle 100 contrade di Marsala, elevando a dignità letteraria la parlata di quella contrada, quello che Zanzotto chiamava i dialetti puntiformi, cioè dei luoghi più decentrati e piccoli, ecco, Nino De Vita sa raccontarci dell'uomo, no? Verrebbe da dire, citando un grande autore, che le sue pagine hominem sapit, cioè uno tocca una pagina di un libro di Nino De Vita e tocca un uomo. Nella fattispecie, l'ultimo suo libro è un vero e proprio capolavoro, perché intanto può essere letto come una storia laterale del Novecento siciliano. Vi dicevo, Nino ha avuto la possibilità di stare accanto a Leonardo Sciascia, Enzo Sellerio, Antonio Castelli, Angelo Fiore, per cui Ignazio Buttitta, da un incontro magari legato all'inaugurazione di una mostra, alla presentazione di un libro, un viaggio organizzato per andare da qualche parte, ecco, da tutto questo nasce un racconto che illumina le zone d'ombre della storia della Sicilia del secolo scorso, facendoci capire anche come è cambiata la città di Palermo rispetto a oggi. Nino ha un'attenzione anche diciamo involontariamente antropologica e sociologica, per cui lui racconta delle storie che hanno uno scenario particolare, mosse da un abbrivio che può essere anche legato a una manovra con la macchina e la decisione di posteggiarla da una parte che dà fastidio magari a un personaggio del posto, come leggiamo in una delle poesie di Omini, e da lì poi prende l'abbrivio questo racconto che ha molto di teatrale, e poi lentamente, come quando si lancia un sassolino in uno stagno, no? I cerchi concentrici si allargano e mano a mano quel racconto piccolo e marginale poi va allargandosi, annettendo i destini di tante persone. Pensando a questo nostro incontro, mi veniva in mente una frase che un grande poeta del secolo scorso, Ezra Pound, ha scritto a proposito del metodo di lettura. Diceva: per leggere la poesia bisogna adottare lo stesso metodo del biologo contemporaneo, lui scriveva, cioè un'attenta e diretta osservazione dell'oggetto e un continuo raffronto tra vetrini e campioni. Ora, cosa vuol dire tutto questo? Che se è vero che in Italia, in Sicilia,
possiamo annoverare tanti poeti, o meglio, possiamo prendere in considerazione il fatto che tanti scrivono versi e che magari pubblicano con marchi tipografici più o meno esistenti. A petto di questa realtà però ci sta una realtà più seria, cioè il fatto che di poeti veri e autentici ce ne stanno pochissimi. Quindi in mezzo alla giungla o al sottobosco di pubblicazioni quasi tutte poetiche, no? Perché diceva l'Italia è un paese di santi, poeti e navigatori, si dice, e i poeti sembrano moltiplicarsi per partenogenesi, ecco, a petto di uno stuolo che sembra interminabile ci stanno i poeti autentici, quelli veri. E come ci si accorge del fatto che si tiene tra le mani il libro di un poeta vero? Ecco, bisogna farlo cogliendo il suggerimento di Ezra Pound, cioè un continuo raffronto tra vetrini e campioni. Perché poi c'è un aggravante, cioè il fatto che Nino De Vita scrive in dialetto. E sappiamo che il dialetto è una sirena che ha allettato tanti e che alletta ancora molti, per cui spesso ci si trova dinanzi a una poesia dialettale che si rivela una sorta di trappola arcadica, no? Per cui il dialetto diventa il rifugio per recuperare un tempo legato a nostalgie, sentimenti, e il sentimentale viene elevato a dignità poetica. Ora, tutto questo è bandito dai versi di Nino De Vita, il quale non si è mai posto problemi di ideologie, nemmeno di mode, di correnti. Probabilmente il suo starsene lontano, accutusio, gli ha consentito una sorta di refrattarietà alle pose, quelle più che hanno avuto più fortuna. Ecco, la sua poesia in dialetto in realtà è una poesia che fotografa un microcosmo che, di idilliaco e di arcadico non ha nulla. Cioè, quando lui parla, ad esempio, della presenza umana all'interno di un contesto dove ci sono anche gli animali, ecco, la presenza umana spesso è latrice di disordine, di una specie, di una sorta di entropia dei sentimenti, no, e delle azioni. Per cui mi viene da pensare che a Cutusio l'età dell'oro non ci sia mai stata, e anzi con le sue poesie lentamente De Vita sgretola anche quelle che sembrerebbero le certezze antropologiche più consolidate, no? Parlandoci del rapporto tra gli animali e gli uomini. Ecco, ad esempio, se dovessimo semplificare brutalmente, cioè da una parte ci sta Trilussa con i suoi animali caricaturali, no? Come in una poesia quando fa incontrare il porco e il somaro, e c'è una specie di maiale filosofo che teorizza il destino ultimo suo e dell'asino in una sontuosa mortadella, e invece poi ci sta il maiale di uno dei componimenti di Nino De Vita che si trova all'interno di un apologo che è a dir poco sconvolgente, una sorta di poesia che ha del noir e che ci fa ripensare al rapporto tra l'uomo e l'animale, e anche distruggendo, no, quelle sovrastrutture favolistiche, no, che certa letteratura ci ha trasmesso. Un altro aspetto notevolissimo della produzione di Nino De Vita è il fatto che lui, come pochissimi, riesce a raccontare le sue storie dando corpo a una sorta di romanzo in versi. C'è una lettera di Pietro Citati indirizzata a Nino, nella quale si legge: solo lei, forse assieme a Bertolucci, sa fare
della poesia, dando colpo al romanzo, è diciamo, un romanzo che potremmo definire quasi di formazione. Per cui nei versi di Nino c'è quell'atmosfera che poi è diciamo, indispensabile per dare corpo alle storie che si addensano all'interno dei romanzi. E questo è un altro aspetto che sembrerebbe paradossale, il fatto che parliamo di forza narrativa a proposito di uno che scrive versi. E questo aspetto lo aveva colto probabilmente anche Giuseppe Pontigia, quando in un'altra lettera indirizzata a Nino De Vita gli diceva: nei tuoi versi io intravedo una miscela di impressionismo e di espressionismo. Per cui il dettato poetico, che è molto preciso, ancorato alla realtà, però poi nasconde dei sottintesi e delle prepotenze anche allusive. Un altro aspetto fondamentale della poesia di Nino De Vita è quello di sapere mettere assieme quelle parole che una volta Dante definiva da un lato pexa e dall'altro irsuta, verba pexa irsuta, cioè le parole pettinate e le parole spettinate. Per cui non c'è solo, diciamo, la componente espressionistica e plurilinguistica, che di solito è diciamo, la segnaletica immediata della poesia dialettale, c'è una sorta di monolinguismo dialettale di Nino De Vita, perché riesce ad elevare la lingua, diciamo, concreta, quella compromessa con le realtà più bieche, elevarla a dignità poetica. E questo è un fatto che dovrebbe farci ripensare un po' tutto il Novecento. Perché se è vero che da un lato, ad esempio anche fino alla fine dell'Ottocento, in Italia la poesia si era allontanata dalla realtà, poi la realtà viene recuperata attraverso la poesia dialettale. Io pensavo a un fatto che è legato alla nostra tradizione poetica. Di solito si dice che il dialetto è la lingua bassa, che veicola storie legate a una realtà minima, quasi di grado zero. Ora, in realtà tutto il Novecento italiano, e Nino De Vita poi è di questo una sorta di certificazione di esistenza in vita, tutto il Novecento italiano, i grandi nomi, hanno fatto della lingua bassa la lingua profonda, per cui il dialetto è diventato non solo la memoria ancestrale, la lingua materna, ma anche la prova della perdita della memoria, per cui il tentativo di rintracciare un passato che si era sfilacciato, una specie di universo pasoliniano che timidamente è illuminato dalle poche lucciole esistenti, e che Nino è riuscito a recuperare traghettandolo nei suoi libri, che sono diventate una specie di arca di Noè per il dialetto di quella contrada. E, diciamo, la poesia dell'Ottocento era una poesia, vi dicevo, che si era allontanata dalla realtà. No, ad esempio, è difficile trovare un poeta che utilizzava la parola moschetto, ma diceva le ferre canne. No, oppure la barba, non si poteva dire barba perché era in poetica, allora si diceva onor del mento, non si diceva aquila ma si diceva la regina dei volanti, non si diceva leone ma fulvo reggente. Ecco, per cui se da un lato abbiamo questo movimento centrifugo, diciamo, la lingua rifugge la realtà nella poesia dell'Ottocento in Italia, nel Novecento paradossalmente, cioè quando grazie all'unificazione la lingua italiana si consolidava, si diffondeva, e però a petto di questa
di questo fenomeno si avvertiva l'urgenza di salvare le parlate dialettali messe in pericolo, no, il rischio di vita. Ecco, nel Novecento, attraverso i grandi poeti che poi vengono recuperati grazie a Gianfranco Contini, per Paolo Pasolini, la poesia, la lingua poetica si riappropria della realtà. E ora, il miracolo della poesia di Nino Di Vita è che questa realtà, che è, vi dicevo, legata alla sua contrada, alle sue latitudini, è diventata una realtà che ha sostituito poi il paesaggio, quello attuale, quello di questi giorni. Cioè, per capire com'era Cutusio, Marsala, i luoghi dello Stagnone, ecco, per avere un'idea di quello che erano prima, diciamo, della azione deleteria, no, dello stupro di quei posti attraverso le serre, eccetera, per avere un'idea bisogna leggere la poesia di Nino De Vita, che diventa una sorta di sostituzione della realtà, perché la Cutusio di oggi è una Cutusio che è radicalmente trasformata e mutata. Ecco, per cui la sua poesia è una declinazione di quei posti, ma anche una sorta di conservazione. E però poi accade il miracolo di cui parlava Leonardo Sciascia, cioè che la precisione, gli dice in una lettera, di quello che racconti appartiene all'imprecisione per cui il lettore nei tuoi versi legge la propria vita. Magari poi torniamo su alcuni aspetti più particolari. Io adesso vorrei dare la parola a Nino, perché dal momento che, diciamo, l'autore è presente in carne e ossa, può dirci anche di come è nata la sua avventura poetica alla luce di queste cose che così in maniera disordinata vi ho raccontato.